Ciao! Allora, la collana è storta. Benvenuti in un nuovo video. Dunque, nel video di oggi vi voglio parlare di tutti i prodotti di Aveda che ho testato. Aveda è un marchio professionale per i prodotti per la cura dei capelli. E non l'avevo mai provato, sinceramente. E mi hanno mandato alcuni prodotti da testare, sono stata ben felice di provarli, varie linee. E ho scoperto che c'è un salone Aveda nella mia città e ho detto, cavolo, allora dobbiamo provare sul serio. Dunque, quelli che mi hanno mandato, adesso ve li mostro, sono la linea Rosemary Mint ed purificante, ma tanto me la parlo nel dettaglio, Damage Remedy e quella riparatrice, e questi che sono lo Shampoo, che è molto famosa, la linea ed è nutriente, purificante, ma adesso ve ne parlo nel dettaglio. Allora, direi di partire, ragazze, guardate, cioè, ho due fogli di cose da dirvi, quindi sarà un video bello intenso. Allora, partiamo intanto col dirvi che la linea di Aveda ha un'idea di realizzazione che mi piace perché tutte le confezioni sono completamente riciclabili, quindi tutte in plastica e ci piace, e oltretutto viene tutto prodotto dal 100% di energia eolica, quindi ci piace ancora di più. Gli ingredienti sono di origine e derivazione vegetale, quindi non c'è niente di derivazione animale, niente. Unica cosa, potrebbero avere dei siliconi dentro, ma questo non è escluso. Semplicemente sono prodotti naturali, nel senso che hanno tutti ingredienti di origine vegetale o sintetica, niente di animale. E sinceramente già questo mi va benissimo. Partiamo con la prima linea, che è la Damage Remedy, ed quelli che avevo io erano, magari se vi metti i prodotti giusti, questi qui, ma adesso ve li mostro bene, che è una linea ristrutturante per i capelli danneggiati oppure comunque per aiutarli. Dunque, intanto lo shampoo, questo qui, Restructuring Shampoo, che è questo. Sto guardando i prezzi perché 250 ml viene 32,50 euro. E sì, sono prodotti professionali. Qui forse si vede meglio. Facciamo così. Ok, dunque, allora, si tratta, vi ho messo comunque tutte le clip, ma questo è uno shampoo leggero. Basta poco prodotto, si massaggia sul cuoio capelluto come tutti gli shampoo, ed shampoo, si dice shampoo, come tutti gli shampoo, e fa una bella schiuma, si rimuove facilmente, lascia i capelli districati, non li fanno dare, sono belli morbidi, belli lucidi, si pettinano bene e la piega funziona normalmente. Allora, la profumazione, sì, è erborea. Sa di erbe, ecco. Si sente bene durante l'applicazione, soprattutto con l'acqua calda, però poi non persiste sui capelli. Della stessa linea, invece, ho provato anche il Daily Hair Repair, che è un trattamento da utilizzare quotidianamente sui capelli e soprattutto sulle punte, lunghezze sulle punte, per via di rinforzarli. È questo qui. Ma vi dico il prezzo perché 100 ml viene 31 euro. Se guardate su Amazon o su altri siti, sicuramente costano qualcosina in meno con le promozioni. Io ho guardato sul loro sito ufficiale per via di dirvi il listino corretto. Allora, il prodotto è questo. Allora, dunque, io l'ho utilizzato quotidiano e senza risciacquo, quindi l'ho utilizzato sui capelli, soprattutto sulle lunghezze e sulle punte, perché ne basta proprio, avete visto la clip, ma ne basta una lacrima. Si stende bene sui capelli, si massaggia ed non li fa appesantire, non li fa sporcare più velocemente, li senti più corposi, subito più vengono rivestiti da questo film protettivo, però sono più corposi, quindi si spezzano meno. Con lo strofinamento o legandoli oppure con le spazzole si spezzano meno. Effettivamente qualcosa fa. La profumazione, come vedete, ce n'è ancora un pochino e una lacrima proprio ne basta per tanto, per tanto, per tanto, quindi
ci sta. Dunque, sì, adesso andrò avanti così per mezz'ora. Cosa stavo dicendo? La profumazione, scusatemi, mi sono persa. Oggi non ci siamo proprio, eh. È erborea anche questo, anche se meno dello shampoo. Non persiste sui capelli, non li unge, non li appesantisce, non li fa sporcare. Mi è piaciuto. Sicuramente un prodotto che può mantenere le promesse. Ho notato che non contiene silicone, però ha altri conservanti, ovviamente, perché è un gel. Cambiamo pagina e adesso vi parlo di un'altra linea, la Rosemary Mint. Eccola qua, questa è la linea purificante ed è soprattutto per i capelli che tendono al cuoio capelluto grasso oppure con forza. Nel mio caso, cuoio capelluto grasso e capelli secchi, cioè proprio ho la cute mista anche, perfetto. Ho lo shampoo e il balsamo. Sono abbastanza leggeri, ma adesso ve ne parlo nel dettaglio e partiamo dallo shampoo, che è questo qui. Ma prima vi dico, aspettate che cerco i prezzi. E li ho trovati, allora, 250 ml, 18,50 euro, un litro, 55,50 euro. Sì, c'è anche la confezione da 1 litro sul loro sito. Allora, Rosemary Mint, quindi rosmarino e menta, quindi proprio azione purificante, rinfrescante. È uno shampoo che ne basta poco e va massaggiato sulla cute, fa poca schiuma, quindi non esagerate, sapete che ce ne va poco, una quantità normale di shampoo, non esagerate se non fa schiuma, però ha un potere pulente davvero alto, non posso dire il contrario. Senti la cute, è davvero bella pulita, purificata, non la irrita assolutamente, però la senti bella pulita, questo sì. Attenzione perché tende a seccare un pochino i capelli, ma una cosa minima. Quindi dopo un buon balsamo e si risolve tutto. A me è piaciuto abbastanza. Ha un odore esatto di menta molto forte, ma non persiste sui capelli. Però comunque sia ci vuole poco prodotto, un'accortezza. Ma la prima volta che lo usate, la seconda l'ho capito subito. Quindi davvero basta testarlo un attimo. E poi veniamo al balsamo. E scusate, mi sono già persa. Eccolo qua, il balsamo Rosemary Mint Conditioner è ultra leggero, dice di essere. Eccolo qui, vi dico il prezzo: 250 ml, 21,50 euro, sempre 1 litro, 64,50 euro. Ed è questo qui. Allora, vi ricordate quando vi ho detto 3 secondi fa che questo shampoo della Rosemary Mint tende un pochino a seccare i capelli e quindi ci vuole un buon balsamo dopo? Ecco, non utilizzate il balsamo della stessa linea perché è vero che è ultra leggero, quindi effettivamente fa quello che dice, ma è troppo, troppo leggero. Cioè, va bene se utilizzato con un altro shampoo, ma con lo shampoo della stessa linea che tende a seccare un po', questo non fa niente perché se applicate la quantità solita di balsamo non sentite la differenza, cioè, vi restano proprio i capelli secchi. Se ne applicate troppo, sì, qualcosa si sente, ma tende davvero dopo a farli sporcare, quindi è difficile da gestire ed va bene se è utilizzato con un altro shampoo, da solo no, cioè la stessa linea no, perché lo shampoo è troppo potente e il balsamo è troppo leggero, quindi con un altro shampoo magari, però io sinceramente non amo questo balsamo, non mi ha entusiasmato, ecco. Il profumo, oddio, il profumo è sempre tra menta e rosmarino, abbastanza fresco, forte, però non mi ha entusiasmato e oltretutto contiene siliconi, quindi no, questo no. Ma ora veniamo all'ultima linea che è la Shampoo, eccola qui. Dunque, questa linea è la linea purificante, è una linea senza siliconi che va a nutrire i capelli senza appesantirli. Allora, partiamo dallo shampoo e balsamo. Lo shampoo, prezzo 250 ml, 18,50 euro. È questo qui. Ecco qui. E dunque, prima di tutto, è uno shampoo trasparente, bella anche
confezione col dosatore, uno shampoo trasparente, delicato, ma vedete la clip, basta poco prodotto, fa una bella schiuma e si muove facilmente. Attenzione, 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 quando dico basta poco prodotto, usatene meno del solito, meno. Al massimo la seconda volta vi riuscite un attimo ad estreggiare, ma partite usatene meno del solito, perché a me tende, ed usate la stessa quantità che uso normalmente, ad appiattirmi tantissimo i capelli, quindi usatene meno del solito. Per il resto, profumo fresco, abbastanza delicato ed è che sa di poco, non persiste sui capelli perché l'ho segnato. Se usato bene li lascia morbidi, districati, facili da pettinare, facili da mettere in piega, sì, usatene poco perché davvero ed è nutra senza appesantire se ne usate la giusta quantità. Altra cosa che devo dire, l'INCI. Allora, è vero che non ha siliconi, verissimo, però guardando un attimo il mio dizionario oppure guardando anche solo dietro, ma dietro non ce la faccio perché è piccolissimo e quindi l'ho guardato sul sito. È vero che non ha siliconi, ma tantissime fragranze, conservanti, tantissime cose che ha solo, cioè ha solo punti gialli e arancioni, nessun verde, tranne l'acqua. Quindi è vero che non ha siliconi, ma non è neanche il massimo. Ed è quasi quasi sono più sensibilizzanti o rischio di allergie tutte le profumazioni che ci sono qua dentro piuttosto che siliconi, quindi valutare anche quello. Ma veniamo ora al balsamo, che è questo, il conditioner, che è 250 ml, 21,50 euro, è questo. E devo dire che a differenza dello shampoo, questo balsamo mi è piaciuto davvero tanto, perché basta poco prodotto, quantità classica, in questo caso solito prodotto da applicare sulle lunghezze e sulle punte, si lascia agire il tempo della doccia, 3-5 minuti, si rimuove bene, non lascia residui, non fa sporcare i capelli più velocemente, non li appesantisce, non li unge, però li lascia morbidi, lucidi, facili da pettinare. Mi è piaciuto. Il profumo credo esatto come l'altro, però è un po' più forte. Questo è un profumo un po' più forte, che non riesco neanche a identificare, sinceramente, però si sente durante l'applicazione, ma non persiste sui capelli. L'INCI, stessa cosa dello shampoo, quindi è vero che non ha siliconi, ma ha tanto altro. Però tra i due sicuramente meglio il balsamo. Allora, questi sono tutti i prodotti che mi hanno inviato da provare e ringrazio Aveda. E di questa linea, che è la Shampoo, che è la più famosa, una delle più famose, le confezioni sono da 50 ml, quindi ho fatto diverse applicazioni. Sulle altre due linee, forse perché sono più particolari, la Rosemary Mint e la Damage Remedy, sono da 10 ml, quindi li ho provati per due volte ognuno al massimo. Non proprio il massimo per testare i prodotti, ma con due volte ci fai un'idea. Queste sono davvero meglio da provare, anche da portare in valigia, perché no? Ora fatemi sapere qui sotto se voi conoscevate Aveda, perché è un marchio conosciuto con comunque una buona politica di realizzazione, come vi ho detto, dei prodotti. Non è sempre detto che il prodotto non, che poi dicono vegetale, ma è un quirly free alla fine, è un quirly free, sia per forza un prodotto bio, biologico o de verde green, perché comunque sia vedete che è vero, non ha silicone alcuni prodotti, ma ha tante altre cose che nell'INCI possono renderlo sensibilizzare la cute oppure possa creare irritazioni, quindi state sempre attenti a leggere bene tutto quanto, non solamente vedere cosa dice un determinato marchio. E io ringrazio Aveda perché ho conosciuto vari prodotti di cui alcuni sono sicura di voler riprovare perché mi sono piaciuti. Ora tocca a voi, fatemi sapere qui sotto se conoscevate il marchio, se avete parlato con qualcuno di questi prodotti, con come vi siete trovate, perché mi interessa anche la vostra opinione con un tipo diverso di capello. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Ehi, sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale, solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!